Cari tutti, in vetta al Cervino per concludere il 150esimo anniversario della prima scalata. È stato un anno fantastico, un anno pieno di gioia, ma il nostro desiderio più grande era quello di augurarvi un anno, il 2016, pieno di emozioni, che vi possa regalare la felicità a tutti. Auguri! Quello che avete visto è il buon anno che Hervé Barmas, guida alpinista, ha voluto lanciare all'alba del 1 gennaio 2016 dalla cima della sua montagna, il Cervino. Se il 2015 è stato l'anno dell'anniversario dei 150 anni dalla sua conquista, quegli auguri significano che l'avventura continua. E quella della conquista del Cervino è stata una fantastica epopea. Da allora, sulle pareti del Cervino si sono cimentati i più forti alpinisti di tutti i tempi. Walter Bonatti, Reinhold Messner, Katrin de Stivel e oggi, appunto, Hervé Barmas. Una storia di sfide e di conquiste che hanno reso questa montagna un'icona dell'alpinismo mondiale. L'alpinismo per me è un'arte di saper vivere a stretto contatto con la natura, una natura selvaggia, una natura aspra, severa se vogliamo. Non siamo altro che un velo di carta sulla montagna che può essere spazzato non solo dal vento, ma anche dalla scarica di pietre o da un errore umano che porta alla caduta. Però secondo me è l'arte di essere parte di un mondo che ci circonda, dove noi siamo ospiti, dove l'uomo è ospite. Il Cervino per me è una montagna, non si può dire sacra, non so se è corretto dire una montagna sacra, però è una montagna che comunque trasmette sicuramente emozioni diverse da tutte le altre montagne. La sua forma magica, piramidale, così che svetta verso l'alto, è una cosa incredibilmente unica e emozionante. Il Cervino è una delle più belle montagne del mondo. Con i suoi 4.478 metri di altezza e la sua forma a piramide, rappresenta nell'immaginario collettivo la montagna perfetta. Gli italiani della Val Tournanche la chiamano Gran Becca, mentre gli svizzeri di Zermatt, Matterhorn. Il Cervino è una montagna aristocratica, solitaria, elegante, fragile e scontrosa. Nella catena delle Alpi è stata l'ultimo over 4.000 ad essere conquistato. Il Cervino ha qualcosa in più delle altre montagne. Non importa che tu sia un alpinista professionista, una persona che abbia compiuto una grande impresa, a mio avviso tutte le persone che si presentano di fronte al Cervino, in qualche modo il Cervino non li lascia indifferenti, cioè la sua presenza fa sì che sia una presenza ingombrante, emotivamente ingombrante. Il Cervino è una montagna speciale. È una difficile montagna su tutti i versanti. Per ciò che mi riguarda riesce comunque a crearmi quel vuoto nello stomaco che sia come quando ci si innamora di una persona. Il Cervino per me è questo. Andando sulla parete nord, andando sulla parete ovest e specialmente sulla parete sud, e sei come nell'Himalaya. E poi è un grande abisso. Sulla versante sud sono 1300 metri di verticale e la roccia non è buona.
è diversa da tutte le altre montagne, ecco. Per questo che ho voluto dedicare tutte queste sculture per questo anniversario così importante di questa montagna. Sicuramente non ghiaccio, neve, ha una personalità forte. Horace Bénédict de Saussure, scienziato e padre dell'alpinismo, il primo ad amare e a far amare le montagne in quanto tali, nei suoi Voyage dans les Alpes riguardo al Cervino scriverà: «Il Cervino non si potrà certo misurarlo portandovi su il barometro come per il Monte Bianco, che i suoi fianchi dirupati non offrono presa neppure alla neve. Una montagna inaccessibile». Il racconto delle esplorazioni e ricerche sulle Alpi che de Saussure ha effettuato a partire dal 1760 aprirà la strada alla pratica dell'alpinismo in territori fino ad allora considerati sconosciuti ed ostili. Inglesi e tedeschi organizzano spedizioni e con l'aiuto degli abitanti del luogo partono alla conquista di tutte le principali vette, tutte tranne una, il Cervino, la montagna più affascinante ma anche quella più difficile e pericolosa. Nel 1861, un giovane londinese di nome Edward Whymper, di professione illustratore, arriva nella valle del Breuil. Quando gli appare il Cervino nella sua maestosità, è un amore a prima vista. Il ragazzo, che ha solo 21 anni, cerca fra gli abitanti della Val Tournanche, per lo più pastori e cacciatori, qualcuno in grado di scalarlo. Whymper viene a 20 anni, non ancora alpinista, avendo fatto un po' di salite, essendo mandato da un editore inglese nelle Alpi a disegnare, viene a Breuil e chiede chi è capace a salire sul Cervino. Lui vuole salire sul Cervino, lui ha capito che l'ultima meta dell'alpinismo è il Cervino di questo periodo. E gli dicono, c'è questo Gian Antonio Carrel, un po' un strano, un outlaw, un bracconiere, un contadino, che lui tenta di tanto in tanto. E lui va da Carrel e chiede, mi porti sul Cervino? E Carrel dice, non è tanto facile salire là. Carrel, un personaggio dal carattere deciso, forte, ha un legame con la sua montagna e con la sua valle che lo contraddistingue da tutte le altre persone che in quel momento credono nella possibilità forse della conquista del Cervino, ma che non ne hanno neanche il coraggio per tentare in realtà la conquista di questa montagna. E poi abbiamo Edward Whymper, affamato e motivato per la conquista del Cervino esattamente quanto Jean-Antoine Carrel. Ma la differenza è che se Jean-Antoine Carrel ricerca il successo sul Cervino per un senso di patriottismo, Edward Whymper ricerca, diciamo, la conquista del Cervino e il successo del Cervino semplicemente per un ego personale, una sfida sportiva. Poi vanno assieme, non vanno assieme, per 5 anni fanno questo gioco. E spesso Carrel va con Whymper sul Cervino, un pezzo, sempre più in su. Whymper perfino tenta da solo e Carrel lo osserva per sapere fin dove può andare. E tutti e due si rispettano. Nel corso degli anni a seguire, i due compiranno numerose ascensioni sul versante sud-ovest, ma i tentativi non vanno a buon fine. L'instabilità delle condizioni atmosferiche, le difficoltà della salita, le insidie della roccia costringono Whymper e Carrel a una lunga serie di sconfitte e di rinunce. La montagna non è ancora pronta per essere conquistata. Jean-Antoine Carrel nel 1865, oltre a essere la guida di Edward Whymper, diventa anche la guida della famiglia Sella, che vuole assolutamente che si raggiunga la cima del versante italiano per onorare anche la nascita del CAI nel 1863. E in realtà Jean-Antoine Carrel non si può dividere, non può salire la montagna con la famiglia Sella e allo stesso tempo con Edward Whymper. Dunque sceglie di, come patriota, come bersagliere, avendo lui combattuto anche le guerre di indipendenza, sceglie di farlo per l'Italia. Quelli del club alpino volevano avere qualche cosa in Italia, dire noi siamo bravi come questi inglesi che avevano scalato tutto. Era
l'ultima cima non raggiungibile. Jean-Antoine Carrel voleva che la Val Tournanche e l'Italia diventassero in qualche modo famose attraverso la conquista del Cervino. La sfida è iniziata. Carrel ha il compito di attrezzare la via italiana lungo la parete sud-ovest. Whymper, sentendosi tradito dall'amico rivale, si sposta immediatamente sul versante svizzero lungo la parete nord-est, dove in fretta e furia riesce ad organizzare una cordata. Le due spedizioni partono contemporaneamente all'insaputa l'una dell'altra, ma entrambe sanno di essere in gara contro il tempo. Jean-Antoine Carrel parte per la conquista del versante italiano e parte per attrezzare la via con corde fisse e chiodi per permettere poi alla famiglia Sella di raggiungere la vetta. Nello stesso tempo, Edward Whymper decide di fare un tentativo dal versante svizzero, che sino ad allora non era mai stato scelto come possibilità di itinerario per raggiungere la vetta del Cervino, perché giudicato troppo difficile all'apparenza per la sua forma slanciata che il Cervino ha dal versante svizzero. In realtà si dimostra la scelta giusta, perché Edward Whymper trova dei compagni di cordata, salgono la cresta dell'Hörli, la cresta svizzera, e raggiungono il 14 di luglio 1865 la vetta del Cervino. Whymper e i suoi compagni sono i primi a raggiungere la vetta del Cervino. Le urla di gioia per l'avvenuta conquista vengono sentite da Carrel e i suoi compagni, che distanti circa 200 metri dalla cima non riescono a superare l'ultimo ostacolo e decidono a quel punto di tornare indietro nella delusione più cocente. Edward Whymper ha vinto la sfida. Il suo nome resterà per sempre legato al Cervino. Questa qua è la parete est e la via che ha fatto Whymper il 14 luglio è salito più o meno su questa cresta qua, tutto in cresta, fino ad arrivare qua su, e qui ha fatto la via, questa via qua. Ma la sorte ha deciso che quella non sarà una bella giornata neppure per i vincitori. Durante la discesa, l'euforia per la vittoria ben presto si trasforma in tragedia. Il Cervino viene ricordato non solo per la sua conquista, ma per quello che succederà da lì a pochi minuti. Nel tratto più ripido, alcuni compagni scivolano, cadono, in una tragedia si spezza la corda e quattro persone cadono sul versante nord, scompaiono e muoiono. La tragedia scuote l'opinione pubblica ancor più della conquista. Addirittura la regina d'Inghilterra vieta ai suoi sudditi la scalata del Cervino e questo fa clamore. Si parla del Cervino non tanto per la conquista, non tanto per il successo raggiunto dal londinese Edward Whymper, Michel Croix e i compagni, ma soprattutto per quanto in realtà è grave la tragedia accorsa sul Cervino. E la domanda che ci si pone è se veramente ne vale la pena. In Inghilterra il Times criticava, diceva, ma questi alpinisti devono fare come le scimmie e gli scoiattoli, arrampicandosi sulle montagne per poi cadere. Non serve il sangue più nobile dell'Inghilterra per le guerre e non per questi matti che vanno in montagna. Punto di domanda. Ignari di quello che è accaduto sul versante svizzero, Carrel e i suoi compagni raggiungono il fondovalle profondamente avviliti e delusi dalla sconfitta. Jean-Antoine Carrel ha visto svanire per un soffio il sogno di lunghi anni e ora non ne vuole più sapere di tornare sul Cervino. A convincerlo sarà un suo amico di sempre, l'abate Gorret, colto ed eccentrico parroco della Val Tournanche, appassionatissimo di montagna. Ma bisogna fare presto. Sulla cima del Cervino deve sventolare la bandiera italiana. I due, assieme a Jean-Baptiste Beck e Jean-Augustin Meynet, partono l'indomani per l'ultimo tentativo. Nel tratto finale della parete, in un passaggio molto esposto, all'epoca impossibile da superare, proprio l'abate Gorret risulta essere determinante. Si arriva ad un punto dove una difficoltà descritta, diciamo, nell'alpinismo come un cammino strapiombante, in discesa separa Carrel e i suoi compagni dal raggiungere la cresta ovest e da lì, in pochi minuti, la vetta del Cervino. E l'abate Gorret
è colui il quale in realtà riesce a trovare la soluzione per risolvere il problema. E il prete dice, ecco, tu Carel scendi, io ti lascio giù e aspetto e poi ti tiro su su questo salto, e così vanno sulla cresta di Zmut e vanno su questa cresta, arrivano in cima. È il prete che salva la situazione, altrimenti dovevano smettere. È il 17 luglio 1865. Carel è riuscito finalmente a coronare il suo sogno. Nel giro di 3 giorni, il Cervino è stato conquistato 2 volte, dal versante svizzero e da quello italiano. Whymper e Carel diventano i 2 eroi che hanno compiuto l'impresa. Rivali per pochi giorni, tra i 2 amici rimarrà sempre grande stima e rispetto. Jean-Antoine Carel e Edouard Whymper compiono quelle che sono le prime spedizioni alpinistiche extraeuropee nel Sud America, sempre assieme, sempre legati da una grande amicizia. Whymper dice che è il più bravo arrampicatore del mondo, Carel, è come un camoscio. Poi bisogna anche sapere come muore Carel. Carel muore sul Cervino portando un cliente e salgono, tempo bruttissimo, manda giù gli altri davanti, lui guida, lui va come ultimo, e dopo 17 ore lui si mette a morire e dice agli altri, voi scendete subito in valle, io rimango e domani salite a prendere la mia salma. È incredibile. Lo stesso Edouard Whymper torna a Val Tournanche e fa costruire una croce in memoria del suo amico morto sfinito ai piedi del Cervino. Jean-Antoine Carel è e rimarrà sempre il simbolo delle guide alpine. È come se avesse portato nel futuro l'alpinismo per le difficoltà incontrate almeno per 20 anni. Tutti questi alpinisti dell'Ottocento che comunque hanno avuto il coraggio, la forza e la volontà e la capacità di questa conquista, secondo me meritavano un qualcosa di importante, e io nel mio piccolo ho cercato di rendergli omaggio dedicandogli queste sculture. La vetta è conquistata, ma ancora altri episodi, diciamo, che si vivranno su questa montagna dal 1865 al 2015 devono essere vissuti. Delle grandi sfide alpinistiche, delle grandi sfide di uomini attraverso questa grande montagna. Salito il Cervino, inizia un altro periodo. Queste imprese ancora oggi rappresentano un punto di svolta per l'alpinismo. Ora non si cercano più nuove vette da conquistare, perlomeno qui sulle Alpi, ma nuove vie per raggiungerle. Non vale più salire ancora una volta il Monte Bianco. Vale, ma non è che è creativo, non è alpinismo di punta. Allora arrivano quelli che vanno a fare la Est del Monte Rosa. Nel 72, 1872, 7 anni dopo il Cervino, salgono la Est del Monte Rosa, le guide locali con inglesi naturalmente. E questo è l'alpinismo della difficoltà. Le guide delle valli alpine acquistano notorietà e diventano sempre più numerose. La stessa Valle del Breuil diventa un punto di riferimento per chi vuole vivere l'avventura della montagna, e la Gran Becca è la sua più grande attrazione. Il turismo cresce di anno in anno, non solo per gli appassionati di alpinismo, ma anche per chi cerca riposo dalla vita di città e divertimento praticando gli sport invernali. Cervinia conosce uno sviluppo urbano senza precedenti e un'occasione di benessere per i suoi abitanti. Credo che sia stata la montagna che ha portato qui lo sviluppo di questa valle. I valligiani, durante il corso degli anni, si sono trasformati in guide alpine vere e proprie e hanno portato i loro clienti un po' in giro da tutte le parti. Con il passare del tempo il Cervino diventa una montagna accessibile anche a persone comuni,
Basta un po' di tecnica e di allenamento, una buona dose di coraggio e l'aiuto di una guida sicura. Signor Pession, come va il suo cliente? Va benissimo, benissimo, è venuto su discretamente, visto che anche qua nel passaggio più impegnativo ha saputo superarlo molto bene. È difficile? Potrebbe già essere un quarto superiore. Ci sono clienti che hanno paura? Ebbene, quando c'è un po' di strapiombo come qua che viene un po' esposto, si vede subito che c'è un po' di primarella. Essere guida del Cervino, secondo me, è un po'... è qualcosa di più che essere guida soltanto, perché solo parlare di Cervino vuol dire parlare di una montagna che è conosciuta in tutto il mondo. Questo è meglio perché con il piede destro, lì. Sento paura che mi scivola. Attenzione con la mano, ai! Qui casca tutto, Sì. Momento, Ci sono stati diversi altre famiglie, soprattutto di guide, Macchignà, i Pellissier, poi ci sono anche i Carelli, diciamo la mia stessa famiglia, mio nonno era guida. Jean-Joseph Carel ha conquistato insieme a Gaspar, Giuseppe Gaspar, ha fatto la prima salita della cresta di Furgen al Cervino. Tra le guide alpine della Val Tournanche, l'uomo che riesce a rappresentare meglio di altri lo spirito dell'epoca è Luigi Carrel, detto il Carrellino. Carrel raggiunge la fama di scalatore più esperto del Cervino per ammissione degli stessi svizzeri di Zermatt. Il suo stile è inconfondibile. Pipa fumante, baffetti curati e una falcata incredibile. Signor Carrel, ieri siamo venuti da lei. Sì. E lei è entrato in casa da una porta secondaria. Ero stanco. Era solamente stanco? Non avevo voglia di vedervi voi. C'è stato mio papà, che credo sia stato una delle più importanti guide della zona negli anni 30-40 fino al 60 circa, e lui ha fatto il Cervino per 11 vie diverse, comprese tutte le varianti che ha fatto sulle vie normali. Ha fatto molte ascensioni solitarie sul Cervino? Ne ho fatto una trentina perlomeno, da me solo. Come mai ci va da solo? Per allenamento, per passione. Qual è l'impresa che ricorda con maggior piacere? Vabbè, forse la direttissima delle Furie. Carrellino dedica tutta la sua vita alla montagna. Ogni occasione per lui è buona per sfidare la gran becca e stare lontano dal caos dei centri urbani. Lei non scende mai in città? Scendo qualche volta, raramente però. Come mai? Preferisco salire in montagna che scendere in città. Perché? Perché c'è la passione della montagna, non siamo fatti per la città. Ma la carriera di questo grande alpinista non si svolge solo nella valle. Il Carrellino prenderà parte a esplorazioni di successo nelle Ande durante gli anni 30 e nel 1956 parteciperà assieme ad altri due valligiani, Luigi Barmas e Camillotto Pellissier, alla spedizione nella Terra del Fuoco, dove conquista la vetta del Monte Italia. Stiamo andando nel borgo più caratteristico della Val Tournanche. Qui ha vissuto anche Jean-Antoine Carrel e Luigi Carrel, il Carrellino. E qui si può un po' respirare l'aria che si respirava anche nel 1865. Le case sono le stesse. Un borgo molto preservato, per fortuna. E anche tu sei nato qui? Sì. E anche Creta, questo borgo comunque si chiama Creta, è anche, diciamo, il luogo dove ho vissuto tutta la mia infanzia. Sono nato e cresciuto qui e solo a 30 anni, diciamo, mi sono spostato. Questa è stata la casa natale di Luigi Carrel, il Carrellino. Quell'alpinista e guida alpina che in realtà ha portato, come Jean-Antoine Carrel, il nome del Cervino e la Val Tournanche attraverso le sue scalate, le sue imprese, ha fatto conoscere la vallata, diciamo, in tutta Italia, ma anche fuori dai confini dell'Italia stessa. Cioè, per noi è diventato un po' una leggenda.
Luigi Carrel aveva aperto vie nuove, scalato la parete sud, la parete est, la parete ovest per primo. Dunque era un personaggio, un alpinista famoso, e riusciva a immaginare vie o strade da percorrere sul Cervino che nessuno aveva nemmeno mai immaginato. Ed è per quello che in realtà poi è riuscito in tutte quelle imprese. Io ho raccolto l'esperienza di questi personaggi e questa esperienza mi è stata tramandata dalle guide del Cervino, da mio padre, dal nonno e dal bisnonno indirettamente, ma proprio dal paese. L'alpinismo ormai è diventato un fenomeno mondiale. Questa disciplina viene praticata in tutti i continenti. La fama di questi grandi scalatori diventati personaggi pubblici non conosce più confini. Siamo nel 1965. Sono passati 100 anni dalla sua conquista, ma il Cervino non ha ancora smesso di affascinare gli appassionati di montagna. Walter Bonatti, il più forte alpinista dell'epoca, uno che ha conquistato tutto, un vero artista nell'apertura di nuove vie, decide che è giunto il momento di rendere omaggio a Whymper e Carrel. È lombardo, ha 32 anni ed è considerato il più grande scalatore del mondo. È Walter Bonatti, il nostro ospite di questa sera. Gli sarebbe piaciuto studiare, invece doveva lavorare. E quando era ancora giovinetto, lavorava nelle fonderie, negli altiforni, e aveva chiesto di lavorare durante la notte, di fare i turni di notte per essere libero di giorno. Alla mattina, quando cessava il lavoro, prendeva la motocicletta e correva verso la Grigna per dare la scalata alle montagne. Non so quando dormisse, quando riposasse, non sono riuscito a capirlo. Di giorno andava in montagna e di notte lavorava. Evidentemente questa passione per la montagna era in lui più forte di qualunque altra cosa. E a 19 anni ha vinto la parete del Grand Jorasse sul Monte Bianco ed è diventato celebre. Ci può dire che cos'è che anima in lei e negli altri come lei questo desiderio di vincere le montagne? Sono in molti a farsi questa domanda, chi ce lo fa fare? Lo giudicano questa nostra attività attraverso le nostre imprese, appunto materiale, il lato materiale della scalata che io trovo sempre il meno espressivo, ignorando invece questa, appunto, questa forza spirituale, questo desiderio, questa volontà di vivere intensamente che io penso sia la base delle nostre scalate. Le imprese di Bonatti non si contano. Sulle Alpi ha conquistato il Dreux, le Grand Jorasse, le cime della Varedo, solo per citarne alcune, sempre cercando vie nuove per difficoltà e creatività. Si è cimentato con le montagne di tutti i continenti. Sull'Himalaya ha raggiunto la vetta del Gasherbrum IV senza ossigeno. Ormai Bonatti è diventato leggenda, ma la sua carriera, per essere perfetta, manca ancora di un tassello necessario, un'impresa che nessuno ha mai osato. È riuscito a immaginare la via sul Cervino, come era riuscito ad immaginare la via sui Dreux, come era riuscito a dormire fuori a 8000 metri sul K2, cioè questa capacità anche intellettuale di immaginare quello che gli altri alpinisti non vedono e che per tutti è impossibile, è riuscito a portare l'alpinismo a dei livelli molto più alti, sempre più alti. Non è la questione della montagna che si scala, è la capacità dell'alpinista di essere creativo. La via scelta è la direttissima lungo la parete nord del Cervino in pieno inverno. Mai nessuno ci aveva provato. È considerata un'impresa impossibile per la difficoltà della parete tutta a strapiombo e per le condizioni climatiche.
Il 10 febbraio 1965 Bonatti compie un primo tentativo con i due compagni di cordata Gigi Panei e Alberto Tassotti. I tre attaccano la parete ghiacciata finché una bufera li costringe a fermarsi, a restare fermi per un giorno e una notte interi. La montagna ha reagito, feroce come sempre. Non resta che la fuga e la discesa a valle. Per Panei e Tassotti non può esserci un secondo tentativo, hanno impegni di lavoro, sono costretti a rinunciare. Bonatti si trova davanti a un bivio. O ammettere il fallimento, la sconfitta, oppure, nella sua mente nasce un'idea quasi folle, tentare la scalata in solitaria. All'alba del 18 febbraio, senza nessuna comunicazione ufficiale per tenere lontano i riflettori e i giornalisti accorsi a Zermatt a documentare l'impresa, Bonatti attacca di nuovo il muro di roccia e ghiaccio della parete nord. Ad accompagnarlo alla base ci sono solo tre amici. Tra questi il fotografo Mario De Biasi avrà il compito di restare in contatto visivo con lui. Ho visto che lui era così, non dico titubante, ma insomma era un periodo di crisi. E ho detto ti accompagno io un po', e ho detto agli amici voi tornate giù e vado io insieme a Walter Bonatti. E sono arrivato fino al Capanna Early, 3.400 metri di altezza. E poi io ho aspettato finché lui è arrivato sotto la montagna e qui si vede lui piccolino con la montagna che c'è lì davanti. E io ci eravamo in contatto alla sera alle 7 con una lampadina, io dormivo in una centrale elettrica da solo e alla sera alle 7 ci facevamo un segnale per vedere a che punto era arrivato, perché solo io conoscevo la strada che lui faceva per andare su. La notizia del nuovo tentativo di Bonatti si diffonde. Una folla di persone lo segue dalla valle con grande apprensione, ma le sue tracce si perdono tra la neve, gli anfratti e gli speroni di roccia. Bonatti, solo con se stesso, sta affrontando una delle prove più impegnative della sua carriera. Sono stordito dall'emozione e dal profondo silenzio che avvolge la montagna nell'ora del tramonto. Ogni cosa stranamente appare sospesa. La roccia, il ghiaccio, la neve, la stessa montagna, tutto è lì in equilibrio tra realtà e immaginazione. Il giorno seguente Bonatti lancia due razzi di segnalazione. È riuscito a superare il punto dove, al tentativo precedente, era rimasto bloccato. Dalla valle capiscono che ha deciso di continuare. Lui mi diceva che la montagna non ti tradisce, che sempre ti manda un piccolo messaggio che ti fa capire se è il momento giusto per fare una cosa o no. Basta capirla, basta ascoltarla. Ora Bonatti ha raggiunto la famosa Traversata degli Angeli, un tratto di parete verticale di roccia molto fragile, ricoperto da uno strato di ghiaccio sottile e infido. Sono 120 metri la salita obliqua. Il termometro segna meno 30 gradi. Walter in montagna era uno spettacolo, perché era come aveva veramente, come posso dire, se un animale con tutti gli artigli fuori, pronto a qualunque cosa, con l'occhio vigile, con le orecchie dritte, no? Un animale che sta vivendo per la sua sopravvivenza, no? Per cui sta lottando per la sua sopravvivenza, e lui era così, era sempre allerta. Bonatti ce l'ha fatta a superare anche questo difficilissimo passaggio, ma ora il problema è che non si può più tornare indietro. Unica soluzione? Raggiungere la cima. È quello che gli alpinisti chiamano il punto di non ritorno. Il 22 febbraio 1965, dopo 5 giorni di arrampicata estrema e 4 lunghe notti trascorse appeso alla parete, Bonatti raggiunge finalmente la cima. È stremato, incredulo ma felice. Abbraccia la croce piantata sulla vetta quasi a voler trovare un po' di conforto. Walter Bonatti ha vinto la sfida. Dopo 100 anni, il Cervino è ancora protagonista. Beh, in sintesi, la scalata dunque mi impegnò 4 giorni. Furono 4 giorni di difficoltà non tanto tecniche ma psicologiche. Questa è la caratteristica della parete nord del Cervino. Dirò che quando ho raggiunto la vetta del Cervino, per me quella croce raffigurò un amico, un essere umano, la abbracciai come avesse un'anima.
Ogni appiglio andava spolverato dalla neve o liberato dal ghiaccio. Possibilità di piantare chiodi non venerono quasi mai. Ero sempre, come si può dire, a volo d'angelo, tanto che un certo passaggio lo chiamai la traversata degli angeli. E dopo questa ascensione abbandonerà definitivamente, come ha detto, l'alpinismo? No, assolutamente. Di alpinismo estremo non ne farò mai più, ma di alpinismo classico spero di farne ancora per 40-50 anni. Perché io le ho chiesto questa cosa, ma quando tu ti sei trovato davanti al Cervino d'inverno, da solo, che cosa hai provato? Hai avuto un attimo di scoramento, dice no, non la faccio? No, io ero sicuro di andare, perché dal momento che io ho deciso di farlo era perché io ero sicuro di poterlo fare. Questa sua ultima impresa resterà nella storia dell'alpinismo mondiale, classificata come la scalata dai 3 record inumani. Diretta, solitaria, invernale. Bonatti è il più grande esponente dell'alpinismo della rinuncia. Egli si priva della tecnologia moderna per avere in cambio un confronto diretto con gli alpinisti del passato e vivere pienamente un'avventura in simbiosi con la natura. In questo contesto la forza mentale conta di più di quella fisica. Paura e coraggio diventano due facce della stessa medaglia. Senza dubbio Walter Bonatti come pilastro è l'ultimo rappresentante pulito dell'alpinismo tradizionale. L'alpinismo non è scalare le montagne per raggiungere un punto inesplorato. Sì, l'alpinismo è incominciato così, l'alpinismo esplorativo, ma l'alpinismo classico, come lo si intende oggi, l'alpinismo è in fondo, con le sue tecniche, con le sue difficoltà, è una condizione che lo scalatore si pone per raggiungere, per conquistare se stesso attraverso la conquista materiale della montagna. Dopodiché il Cervino viene, come tutte le vette delle Alpi, vengono un po' tralasciate, dimenticate per il fascino esotico dell'Himalaya e degli 8000. Solo dopo tanti anni, attraverso alcuni alpinisti, si rinizia a parlare al Cervino. C'è ancora un passo da compiere: aprire nuovi itinerari, che è ancora possibile farlo, e compiere la salita, fatta in inverno e nel periodo estivo, anche in solitaria, di quei difficili itinerari scalati in tutta la storia del Cervino, dunque dal 1865 ad oggi. E lì, diciamo, c'è un campo aperto, un gioco, una sfida che mi si è presentata, che la montagna mi ha regalato e mi ha visto protagonista. Hervé Barmas, soprannominato il figlio del Cervino, fa parte di una grande famiglia di guide alpine dalla quale eredita la passione per uno stile di arrampicata classico e romantico. Materiale alpinistico, caldaia e poi verze, pomodori, un po' di tutto. Moschettoni, rinvii, fettucce, imbrago, chiodi da ghiaccio, chiodi da roccia. C'è un po' tutto il materiale di un alpinista, là dietro le piccozze, lì in quella scatola poi ci sono le corde che sbucano. Faccio vedere per allenarsi, serve per andare, al posto che fare una scala con i piedi, si chiama pangulic, tu metti solo le mani, alzi i piedi, dunque il tuo peso del corpo, e poi vai su queste, noi le chiamiamo tacche, sono delle presi da 1,5 mm, e dunque praticamente tutto il tuo corpo, peso del tuo corpo viene trasportato verso l'alto solo con la capacità della forza e resistenza delle dita e delle braccia. E questo è un buon metodo per l'arrampicata sportiva, per l'alpinismo un po' meno, ma l'alpinismo in realtà è una connessione di tante cose, cioè l'arrampicata sportiva, lo sci alpinismo, il ghiaccio, la neve, dunque ci si allena un po' fra tutto. Barmas è un po' un'eccezione perché lui fa parallelamente, direi quasi come Casina e Bonatti,
qualche cosa sul Cervino, poi va a fare un 7000 metri su via molto difficile nel Karakorum, arrampica ancora molto bene. E così lui poi dice anche che per fare le grandi avventure non serve andare in Sud America o in Himalaya, si può fare anche a casa sua sul Cervino d'inverno da solo. E ha ragione. Barmas lancia una nuova sfida al mondo dell'alpinismo. La sua convinzione è che si possono ancora compiere grandi avventure qui, sulle nostre montagne, ormai passate in secondo piano, rispetto a luoghi più esotici e con più appeal mediatico. Inizia così una nuova esplorazione delle Alpi, in linea con la tradizione dei più grandi alpinisti valligiani, alla ricerca di nuove vie da intraprendere per ridare la giusta visibilità alla sua terra. A lui ha fatto 2 o 3 vie sulla parete sud, incredibili. E se vedi queste, lui ha fatto anche con la GoPro, con questa camera, delle riprese. Molto bravo, molto simpatico e molto bravo. Un'altra delle scalate che ho più a cuore, delle esperienze vissute al Cervino o imprese che mi piace ricordare è quella via aperta sulla parete sud con mio padre, il couloir dell'Enjambé, che è poi diventato il couloir Barmas, insomma prendendo un po' il cognome del padre e del figlio che l'hanno realizzata assieme. Perché realizzare una via nuova sulla montagna di casa, il Cervino, con il proprio padre, anche egli guida del Cervino, anche egli alpinista, è qualcosa indubbiamente di speciale. Papà! Faccio sosta! 20 ottobre 1908. Eh sì, nonno Michele Barmas, lui è stato il primo praticamente che ha iniziato a essere professionista della montagna. Questa passione che uno ha dentro, ce l'hai così, ti viene naturale, non devi mica andarla a cercare. Quando ero ragazzino, ma ancora adesso, le serate che passavamo assieme tutta la famiglia erano quelle a guardare le diapositive di mio padre, che era entrato da un viaggio, ci faceva vedere, ci faceva scoprire un po' il mondo sotto il suo punto di vista. E a partire già da mio nonno verso mio papà non c'era la voglia di lasciare appunto che mio padre facesse la guida alpina. Papà verso di me stessa cosa, ha cercato di frenarmi in tutti i modi e non mi lasciava prendere materiale di montagna, e quindi cercavo sempre di scappare con i cugini per andare a fare qualche arrampicata. E lo stesso Hervé non ho mai spinto, e anzi era tutto indirizzato verso lo sci. In più ha preso anche la passione per l'avventura che già aveva mio papà. Io sono andato un po' in giro per il mondo, ho fatto un po' di spedizioni. Papà addirittura ha iniziato con padre De Agostini. Scalare il Cervino in inverno ancora oggi non è assolutamente facile, anche se lo si fa per la via normale. Lui dice, oh, è tutto facile, sì, va bene, sì, facile, facile. Va bene, se è tutto facile siamo a posto allora. Andiamo a vedere. No, andiamo a vedere. Per sé la via, per come l'ho vista io, è una via molto tecnica, molto difficile. Le condizioni della neve sicuramente non hanno aiutato. Presenta dei tratti dove si cammina e dei tratti invece veramente difficili da scalare, di arrampicata misto, ghiaccio e roccia. Sinceramente non me l'aspettavo così difficile. Ciao papà. Buona. Che ore saranno? Non lo so, ma non mi interessa. Tardi. Siamo riusciti a farla. Non facile. Non facile, difficile. Condizioni impossibili. Ciò che rimane di questi exploit, di queste prime salite, sono veramente le emozioni che si vivono. E se vogliamo, come in tutte le più buone famiglie italiane,
i rapporti con i genitori hanno degli alti e dei bassi, e così è stato anche per me. Dunque io con lui ho ritrovato anche una simbiosi che forse si era persa, e dunque anche per quello la ricordo come una delle scalate più importanti della mia vita. Dopodiché mi sono spinto oltre, ho iniziato a percorrere l'idea di un alpinismo solitario, dunque sempre su questa montagna, sempre sul Cervino, ho mosso i miei primi passi come scalatore solitario, cercando anche di comunicare che è la creatività, la fantasia e l'umiltà dello sguardo che ha l'alpinista nei confronti della montagna che lo porterà a vivere delle grandi avventure, togliendo della tecnologia o realizzando delle imprese che non sono mai state realizzate, ad esempio quella del 2011 sul Picco Muzio. Dove, a distanza di molti anni, apro una via nuova in solitaria esattamente come fece Bonatti nel 1965. E lo faccio in quella porzione di montagna dove ancora nessuna via era stata aperta. Perché? Perché tutti pensavano fosse troppo pericoloso, troppo rischioso. La qualità della roccia del Cervino in quel preciso pilastro del Picco Muzio non è ottima, non è eccellente, dunque nessuno osava andare ad aprire un nuovo itinerario. Ci ho provato, sono anche dovuto tornare sui miei passi proprio per queste scariche di roccia che mi hanno traumatizzato, nel senso che mi hanno comunque portato ad avere paura della montagna, sono ridisceso. Ho aspettato un periodo di 2-3 settimane per trovare di nuovo la giusta motivazione per ritentare la scalata e le cose sono andate poi bene, si sono concluse in maniera ottima perché poi questa impresa è riuscita. Andare oltre al limite per uno scalatore professionista significa comunque mettere in un qualche modo a repentaglio la propria vita, dunque di andare verso il confronto con l'ignoto, del cercare di portare l'asticella dell'alpinismo, dunque una scalata che nessuno mai aveva fatto, tentare questa scalata e cercare di realizzarla. Si deve però fare attenzione, perché nessuno sa quanto è in grado, quanto una persona può essere in grado di sorpassare quel limite. Dunque si deve essere allo stesso modo particolarmente attenti, da fare anche un passo indietro, quando la montagna ci sovrasta nella sua grandezza e nei suoi pericoli oggettivi, e allo stesso modo si deve cercare di spingere un po' sull'acceleratore per cercare di oltrepassare quel limite. Ma deve essere tutto ben calcolato, non si può azzardare in montagna. In questi ultimi anni l'alpinismo sta vivendo una nuova fase. Velocità e cronometro diventano due elementi peculiari per chi vuole vivere la montagna come una pista del tutto originale dove correre. Coloro che si cimentano in questa nuova disciplina vengono chiamati skyrunner. Lo spagnolo Kilian Horné Burgada è uno di questi. Il 21 agosto del 2013 parte dalla chiesa di Cervinia. Ha davanti a sé un dislivello di 2.400 metri da superare per raggiungere la cima della Gran Becca e tornare al punto di partenza. La sua corsa in salita è rischiosa e spericolata, alla continua ricerca di punti sicuri dove poggiare i piedi, mentre una volta arrivato in cima sembra quasi volare per la via del ritorno. Al suo arrivo, sotto gli occhi esterrefatti della gente, riesce a stabilire un record impressionante. 2 ore, 52 minuti e 2 secondi. Incredibile. L'alpinismo dei record che si sta affermando, dunque l'idea di andare in cima a una montagna il più veloce possibile e ridiscenderla, in realtà ha poco a che vedere
con l'alpinismo classico, l'unico alpinismo che si può vivere in montagna, perché la dimensione non è più confrontarsi con i propri limiti attraverso la scalata di vie nuove, attraverso l'esplorazione, attraverso la scalata di ciò che non si conosce, ma il confronto diventa diretto con il cronometro. Dunque viene a cadere la legge fondamentale o la regola fondamentale che l'alpinismo dovrebbe essere un confronto attraverso la montagna dei propri limiti. Non è un alpinismo da condannare, cioè è un alpinismo, è una moda, qualcosa che sta accadendo oggi e chi lo sa per quanto continuerà ad esserci questo alpinismo dei record. Il mio alpinismo per il futuro sarà sempre un alpinismo di ricerca, cercare e tentare di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che non è mai stato fatto e addirittura, se possibile, neanche mai immaginato. Il cammino deve essere sempre l'esplorazione e dunque l'idea rimarrà sempre comunque scalare nuove vie. Il Cervino è una montagna di difficile comprensione. Pretende una preparazione fisico-mentale molto rigorosa, soprattutto per chi vuole spingersi su percorsi meno battuti. A causa della sua forma spigolosa e della roccia poco resistente che genera frane frequenti, è anche molto pericolosa. Molte persone hanno perso la vita nel tentativo di domarla. Normalmente si etichetta la montagna come montagna assassina. In realtà, e mi costa dirlo perché ho perso anche dei compagni, la montagna e la natura normalmente non uccidono, non sono killer assassini. Normalmente è l'uomo che sopravvaluta le proprie capacità o sottovaluta i pericoli della montagna. Quando vedi una persona morire può essere molto scioccante, ti colpisce, perché capisci quanto l'uomo in realtà ha carne e ossa, cioè quanto l'uomo è assolutamente fragile nei confronti della natura. Un alpinista deve avere rispetto della vita come deve avere rispetto per la morte. Questo significa capire che in montagna, nell'alpinismo, a volte rinunciare e tornare sui propri passi significa poi avere l'occasione di vivere altri 10, 100, 1000 e chi lo sa, un milione di giorni in montagna. Da 150 anni si vivono grandi avventure su questa montagna, avventure che sono entrate nella storia dell'alpinismo. Il Cervino non si è stancato di essere il protagonista indiscusso delle Alpi e rappresenta ancora oggi un luogo dove si possono compiere nuove imprese.